Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati dell'ultimo periodo, che a questo giro devo dire sono un po', vado random senza un ordine. Parto con alcuni prodotti per i capelli. Ho terminato lo shampoo alla papaya di Sien, la linea Air Fructis. Questa qua è una linea vegan con ingredienti, il 96% degli ingredienti di origine naturale, senza microplastiche. È uno shampoo che mi è piaciuto anche a mia sorella, ha un buon profumo di frutta, lava bene i capelli, fa una buona schiuma, non li appesantisce, quindi ci è piaciuto, come ci è piaciuta anche la maschera della stessa linea. Altri due prodotti terminati, sempre della Sien, queste sono un'edizione limitata che c'era un bel po' di tempo fa, Botanic Garden, la linea ginger e basilico, anche questa è una linea vegan con il 97% o 94%, dipende dal prodotto, degli ingredienti di origine naturale. Io avevo terminato di questa linea la maschera per capelli che mi era piaciuta tantissimo e a questo giro ho terminato il balsamo, anche questo mi è piaciuto molto perché va a districare bene i capelli senza appesantirli, senza ungerli. Io ho capelli molto fini, però si annodano facilmente e questo devo dire che mi ha aiutato, mi è piaciuto tanto. Mentre per quanto riguarda lo shampoo, andava comunque a lavare i capelli senza seccarli, li rendeva belli lucidi. Il problema di questo shampoo è che mi si sporcavano nel giro di un giorno, quindi non mi è piaciuto per questo, sono arrivata circa a metà, poi l'ho fatto provare a mamma che ha dei capelli completamente diversi dai miei e anche lei mi ha detto la stessa cosa, quindi boccio il balsamo, anche se è una confezione molto comoda, però boccio il balsamo ma promuovo a pieni voti la maschera per capelli e il balsamo per capelli. Terminati alcuni gel doccia, allora ho terminato questo qua di Elan, linea raccordi fioriti, ortensia e fico. Mi sembra me l'aveva regalato Valentina. Comunque è un prodotto che a me è piaciuto, ha un buon profumo, lava bene, qui c'è scritto che ha per corpo e capelli, l'ho utilizzato solamente per il corpo, rimane delicato, mi è piaciuto. Ovviamente queste linee profumate sono un po' come quelle dell'erbolario, vi deve piacere ovviamente la profumazione. Terminati poi due gel doccia estivi, sono in edizione limitata ma si trovano ancora, di Balea, entrambi vegan, entrambi senza microplastiche, con il 98% degli ingredienti di origine naturale, eccetera eccetera. Comunque i prodotti sono questi: uno è il gel doccia rinfrescante con olio di rosa bio ed estratto di pesca, l'altro è invece con olio di cocco bio ed estratto di peonie. Mi sono piaciute entrambi, tutte e due, però devo dire che per quanto riguarda la profumazione mi è piaciuta di più questo qua al cocco, perché la profumazione ricorda tantissimo il Thierry, quindi se vi piace il Thierry questo ve lo consiglio. Ne ho utilizzato tipo due o tre confezioni, ogni anno queste profumazioni vengono tirate fuori da Balea, quindi secondo me siete ancora in tempo per prenderle, altrimenti per il prossimo anno quasi sicuramente le trovate. Comunque sono ottimi prodotti entrambi, lavano bene, non irritano la pelle, delle buone profumazioni estive che assolutamente consiglio. Poi ho terminato questo gel doccia che avevo da una vita, della Yves Rocher, questo qua è Thierry e Ylang Ylang, anche qua lava bene la pelle, la profumazione mi è piaciuta un po', non lo so, mi ricorda qualcosa di quando ero piccola ma non so che cosa. Il Thierry si sente poco, nel senso, se amate la profumazione Thierry, a questo punto vi consiglio di prendere questo di Balea perché la ricorda molto di più, inoltre questo di Balea costa anche molto meno, quindi comunque un buon gel doccia, non lo andrò a ricomprare, probabilmente ne ho anche un'altra confezione sempre della stessa profumazione, comunque buono, ma come sapete se mi seguite da un po', io sto smaltendo prodotti della Yves Rocher che ho già ma non intendo acquistarne di nuovi. Poi ho terminato il gel doccia di Balea, anche questa in edizione limitata, senza microplastiche, è idratante, ha il profumo fioreale, anche questo vegan, questa credo che non lo trovate più, non lo so, la profumazione mi è piaciuta,
Sì, è floreale, ma non è stucchevole come profumazione, buona, ma non tra le mie preferite di Balea. Comunque, i gel doccia di Balea, per quanto mi riguarda, sono tutti uguali, cambia solamente la profumazione. Altro gel doccia terminato è questo di Tiama, gel doccia corpo certificato Cosmos Organic al estratto di elicriso e fiori d'arancio, al profumo di cedro. Non mi è piaciuto moltissimo. La profumazione non era delle migliori, nel senso non era cattiva, ma non era neanche tra le mie preferite. È un gel doccia molto molto delicato, quindi anche questo è un prodotto vegan. Se avete una pelle molto sensibile, cercate qualcosa di delicato, questo può andare bene, altrimenti buttatevi su altro. Adesso che fa caldo, si suda molto, secondo me questo potrebbe non essere abbastanza, ecco. Terminati anche due mini gel doccia all'olio di argan dell'erbolario, li avevo utilizzati e terminati prima dell'inizio del caldo estivo. A me questa profumazione mi piace tantissimo, è una profumazione più invernale, però è una profumazione che veramente mi piace tanto tanto. Anche qua hanno delle mini taglie, ma c'è anche la confezione grande, sicuramente per l'inverno. Questi sono degli ottimi prodotti, sia per quanto riguarda la profumazione, sia per quanto riguarda il gel doccia in sé per sé, perché comunque lava molto bene. Terminato poi, sempre di Balea, per quanto riguarda le mani, un sapone mani nutriente con estratto di arancia bio ed estratto di bambù. 300 ml, prodotto vegano, senza microplastiche, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto molto. Intanto, ha una profumazione frizzantina e fresca, molto buona, adatta sicuramente per l'estate. Lava bene le mani, non le va a seccare, dà proprio il senso di pulizia, ma senza appunto andare a seccare la pelle. Veramente molto molto buono. E poi il fatto che comunque i prodotti di Balea siano quasi tutti senza microplastiche e vegan, è secondo me un punto a favore, oltre ovviamente ai prezzi molto convenienti. Ho terminato poi, sempre per le mani, il sapone liquido disinfettante Fresh and Clean. Questo qua lo utilizziamo sempre, lo utilizziamo però solamente per lavarci le mani quando rientriamo in casa da fuori, altrimenti andiamo su prodotti magari un po' più delicati come questo. Comunque a noi ci piacciono queste ricariche, le compriamo sempre. A questo giro abbiamo cambiato, però comunque è un prodotto che in generale ci soddisfa. Poi, per quanto riguarda il viso, terminata questa mousse detergente della Sien, era un'edizione limitata Ocean Care, che mi è piaciuta molto. La schiuma era proprio una spuma bella corposa e densa come una schiuma da barba che non si andava a smontare, lavava molto bene la pelle, non andava a bruciare gli occhi o a tirare la pelle del viso. Mi è piaciuta molto, sono 150 ml, però devo dire che a me è durato abbastanza. Comunque i prodotti in schiuma come questi durano sempre un po' di più rispetto ai classici gel detergenti. Mi è piaciuto, buono, se dovesse riuscire questa linea sicuramente l'acquisterei di nuovo. Sto utilizzando anche il siero viso, anche quello mi sta piacendo. Poi ho terminato questa mini acqua micellare della marca Only Bio, certificata EcoCert. Mi è piaciuta, carina la confezione così piccola da portare in viaggio. Questa l'avevo acquistata al Cosmo, prof, per farvi capire da quanto tempo ce l'ho. Una profumazione molto delicata e gradevole, andava a struccare bene senza bruciare gli occhi. Ovviamente, però, per gli occhi prima andavo a sciogliere il mascara con altri prodotti un po' più grassi, dopodiché passavo l'acqua micellare. Comunque, mi è piaciuta, potrei anche riacquistarla. Ho terminato questo lip balm di Anthos, mi è piaciuto moltissimo, uno dei miei preferiti, è bello nutriente, idratante, protettivo per le labbra. Ho fatto un video con mi sembra 5 burro cacao confronto che vi lascio tra le schede e giù nell'info box, dove appunto vi parlo di questo prodotto e vi parlo anche di questo, che è un lip balm di Tony Moly, che però getto.
perché non mi piace. Innanzitutto non fa niente, non è neanche minimamente idratante. Poi, quando ho le labbra un po' screpolate, mi si gonfiano, quindi mi fa tipo reazione allergica, ma solo quando ho le labbra screpolate. Quando non ho le labbra screpolate, questo coso non fa niente, quindi lo butto, non ha senso continuare ad utilizzarlo. Terminate poi delle salviettine struccanti di balea, mi piacciono, non le utilizzo solamente per dare una prima passata allo struccaggio, ma le utilizzo anche un po' come salviette multiuso. Comunque costano poco, profumazione delicata, potrei riacquistarle, boh, probabile. Non utilizzo più però le salviette per struccarmi, quindi non so se le andrei a riacquistare. Terminata poi una mini taglia del dentifricio Elmex. I dentifrici Elmex a me piacciono molto, soprattutto nei periodi dove ho i denti un po' più sensibili. Mi aiutano molto, lavano bene, però costicchiano un pochino. Poi ho terminato no, uno struccante occhi di Alverde, era un'edizione limitata di un calendario dell'avvento, mi è piaciuto. Andava a struccare bene gli occhi, non andava ad appannare la vista o a bruciarli. Quindi è un prodotto che mi è piaciuto. Dopo di questo andavo appunto a passare l'acqua micellare. Mi sono trovata bene con questa combinazione di prodotti. Potrei acquistarlo, non so se c'è una taglia grande, però devo dire che adesso sto utilizzando un burro struccante e mi trovo meglio. Questa invece è una crema struccante, buona comunque. Terminata poi una mini taglia di lozione per il corpo, sempre edizione limitata di Alverde, di un calendario dell'avvento, mi è piaciuta, molto molto leggera, dalla texture molto fluida, si andava a spalmare molto bene, però allo stesso tempo idratante. Potrebbe essere adatta una crema del genere proprio per la sua consistenza per il periodo estivo. Non credo però di riacquistare più calendari dell'avvento di Balea e di Alverde, perché alla fine della fiera sono sempre le stesse mini taglie di prodotti che vanno a girare e che sinceramente mi sono un po' stufata di avere a casa e di cercare di finire ogni anno. Quindi ecco, credo che la mia esperienza con i calendari dell'avvento di Alverde e Balea sia finita, anche perché veramente sono sempre le stesse mini taglie. Quindi se siete interessati un po' a questi prodotti che ogni tanto vi faccio vedere, acquistate il calendario dell'avvento quest'anno e sicuramente li andate a trovare. Ultimo prodotto che non è proprio un prodotto cosmetico di bellezza, però volevo segnalarvelo, è il gel cicatrice del marchio Avène, si chiama Cicalfate. È appunto un gel per le cicatrici. Questo qua è stato consigliato a mia sorella da mettere nella sua bruciatura. Lei si era bruciata con la marmitta del motorino, aveva un ustione molto grande di terzo grado, dietro al ginocchio. E devo dire che adesso, che non è passato forse quasi un anno, ha questa cicatrice si vede pochissimo. L'abbiamo curata, ci siamo state veramente molto dietro e abbiamo spalmato per tanto tempo questa crema, che appunto è stata consigliata dal dermatologo, e devo dire che ha fatto veramente il suo lavoro, ha fatto molto bene il suo lavoro. Io poi mi sono operata sotto le ascelle, il mio chirurgo mi ha consigliato di mettere appunto una crema per le cicatrici. Io avevo in casa già questa qua, ne ho un'altra confezione, quindi sto applicando questo gel. Se per caso avete delle bruciature o delle cicatrici, io questo ve lo consiglio. Come tutti i prodotti di questo genere, non sono proprio economici, però ne basta poco e io posso dire di aver visto la differenza con questo prodotto. Quindi ecco, volevo segnalarvelo, spero che non vi serva mai un prodotto del genere, ma nel caso questo è un ottimo prodotto. Ok, quindi questi erano i miei prodotti terminati dell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi o se avete dei prodotti da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!